È dura, è molto dura, ma noi non ci tiriamo indietro. Benvenuti a questa nuova puntata con Phoenix Point. Stiamo andando a raccogliere risorse e prepararci per catturare una Scylla. Per farlo però ci serve una Citadel. Che diventi una Citadel per far incazzare anche tutti. È tosta, è dura, ma ce la faremo. Sigla. Rieccoci qua. Abbiamo 12 ore perché salti fuori una nuova Masked Manticore. Stiamo ricercando la Pandora Infection, Virus Infection. Tra poco dovremo creare un nuovo team. Abbiamo pochissimo gas. Voi dove state andando? Voi state preparandovi qua. Montiamo già sulla sfida. In modo tale che ci sia più sì possibile. Intanto andiamo avanti con la ricerca. Come diplomazia, Nedre non ci vuole più tanto bene. Non ho buona notizia. Vabbè, avrò modo di vedersi. Anche perché a me piacerebbe portarne il finale del Sinedrio. Allora, potrei unire dei team. Nel frattempo ho portato avanti questo personaggio losco. Loschissimo. Heavy Mutoid. Sono ancora indeciso, ma questo dipenderà dal jump, se dagli jump o double perception. Per quello ci sarà tempo. Infatti ho consumato un sacco di mutagen per farlo, ma ne valsa la pena. E un altro salto con rapid clearance. Dobbiamo decidere chi monta sulla nuova cosa, che dovrebbe essere Levi e Guglielmo Tell. Non so, qualcuno è già arrivato, voi state tirando fuori il ricalco e va bene. Voi potete fare Bloodlines, tanto qua sta esplorando. Vai, è la prima missione. Pandorani che occupano la tomba di famiglia di Valtteri Vantoso, che è uno che ha il Naven in Sudafrica. Va bene, non ho problema. Facciamo i tombaroi. Potresti fare Mark of Death. Oppure un po' di willpower. Hubert Mountain Weapon Proficiency potrebbe unirsi bene con tutto il resto quando avremo delle Mounted Weapon interessanti. Intanto è di Willpower. Mounted Weapon Proficiency cosa sa? 20 range e 10 damage. Oh, tu puoi fare finalmente no, qualcosa in più, va. Tra l'altro tu sei... Ah,
Non puoi avere. Proprio avere l'obliterator, però non te ne fai nulla, tanto tu c'hai la Scyther che è fortissima. Vorrei darti questo. Da tenerli in saccoccia, giusto per. Octopus Garden va benissimo, tra poco avrai l'arma laser. Devo costruire altre torrette. Rinnegatamante. Non c'era un New Razer che avanza. Ah no, l'avevo dato al. Però tu puoi avere, anche se non sei proficiente la pistola. Più willpower o più speed? Più speed. Più speed non si sbaglia mai. Tutto quello che lo abbandoniamo sarà recuperato dopo la battaglia. Va bene, benissimo. Eccoci qua. Salva. Bannano 8 kilo l'enemies in questo nest. Non tanto grande. Ne abbiamo già uno qua sotto davanti al naso, un maniac. Bondi fai still. Si può già paralizzarlo. Molto bene. E questo a posto. Allora. Possiamo andare di là o di qua? A nostra discrezione. Non hai un punto dove coprirti qua. Che costa poco. Bene, 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 sento pronti e carichi. Lo scautino ci sta. Per deciso se mettere in. Non ti puoi spostare da qua. Quindi mettiti qua. Come prevedibile abbiamo amici anche di qua. E metti. Tiro pessimo di Overwatch. Tu hai già sparato. Dona Bondio, vai di qua. Non farne una cosa saggia, ma splittiamo il team. Va bene. 2, 3, 1, 2, 3, 4. Mettiti qua e difendilo con lo scudo, va.
E per ora va bene. Vediamo chi ci troviamo contro. Meno male che è una vira pessima. Anche tu però non scherzi, eh? È scappato proprio. Va bene. Ok. Ci può stare. Ready for action. Tu devi fare qualcosa per la tua vita, eh? Andiamoci di qua, tu fai il solito scout. Tu chi sei? Uno scourge alfa. Lancia granate, mitragliatrice, return fire. Don Abbondio. Metterci in un punto dove riusciamo a fare del male. Allora, questo è l'ultimo dei suoi pensieri. Quello intanto se ne va. Va bene. Tu sei quello che ha l'arma paralizzante. Potrebbe essere stata un'idea del cazzo. Intanto ci assicuriamo che quello non si sposti da lì. Eyes peeled. Spit red e launcher arm. Devi staccargli il launcher arm, ma va bene lo stesso. Ne abbiamo un altro. Bravo, ho fatto la prima uccisione seria. Arriviamo fino a qua. Allora possiamo tentare la nostra solita mossa. Anche un po' di dashing. Vai. Va bene.
Non so se è stata una buona idea spostarsi di qua, ma vabbè. Non ci arriviamo più. Là non ci arriviamo più. Nel caso usiamo lo scudo. Questo tra l'altro è un hitman. Va bene, torniamo indietro. E ci scudiamo. Ci scudiamo per il disagio. L'anima. Poi là, che male. Eccolo qua il pocce. Ok. Questo deve morire male. Ce lo portiamo a casa. Ho 16 e 24. Questo ce lo portiamo a casa. Tu non dovevi essere paralizzato? C'è qualcun altro? Mi fa pensare che questo è meglio paralizzarlo un po' di più. Ecco. Benissimo. Questo è un maniac. È un tyrant. Non il miglior tiro che potessi fare, ma lo stesso. Andiamo a raggrupparci. Potresti andare a esplorare di qua, intanto. Online. Hubert, dagli manforte. No time to waste. Fermo, e tu sei mezzo paralizzato. Poveri vermicelli. Che brutta fine. E gli sputa.
No, non me lo ammazzi. È l'ultimo. Vendicati. E ammorbidiamolo un po'. No, return fire! Pessima scelta. Non farlo più. E 2:16:36:30. Spostati avanti. Tyrant a 40 di fuoco, 62 di punti vita totale, 6:30, 2:16. Argentaglia ce la portiamo a casa. Ricordiamo che lui ha Return Fire, quindi è abbastanza cattivo. Vai Cuber. Diamolo che è forte. I due dashing riesce a colpirlo da dietro, no? Vai! Meno male che queste danno... sono armi silenziose. Meno male che queste sono più silenziose sotto. Sente che ting-tang ogni volta che si muove. Fedor. Serviva qualcuno che mi dava frenzy. Potrei metterlo a protezione diabolica, ma è già sufficientemente protetto. Quaranta di bleeding. Perfetto. Dai Don Ambondio, ce l'hai quasi fatta. Family Tree. Returning to Walter and presenting him to our findings. Sì, Tentaculat forse ha bisogno di una riparata. Voi andate. È entrato un... oh, vai! Andiamo a vedere che cosa c'è. No? Research complete. Benissimo! Virophage Kit. Evoluzione del medipacco. 200 hit point, toglie virus, bleeding e poison.
Genova. Oh, un bel po' di roba. Benissimo. Beh, costa un po' di più, eh. Non ne vale la pena. Guarda quanta tech che abbiamo. Facciamo un altro paio, ma. Rimuovo anche il virus. Dobbiamo puntare sulle armature. Oh, abbiamo quasi finito la maschera Manticore. Benissimo. Ricalco un mine. Oh, abbiamo altri soldati, ma non ce ne serve. Scavenging, possiamo fare questo. In realtà non ricalco un mine. Può andare a esplorare cosa c'è qua. Big Hughes Energy. Questo sta andando, ma mi sa che è una missione seria quella lì. Desinfo. Potremmo fare la... il coso che toglie la mista. Align e basta. Ah, perché dobbiamo fare quella missione là? Voi state andando qui? Perché Charles sta andando qui? Che non aveva niente di meglio da fare, Charlie? Andare qui in attesa di, nel senso che quello diventi più pompa, si pompi di più. Bravo a Angus Fangus e Alexander Mossa. E scavarlo. Molto molto. Ecco perché Charlie sta venendo di qua per pompare il team. Phoenix Point. Mannaggia, dove lo posso far creare? Perché questo... Guarda il team che va in giro con The Gift. Potremmo pomparlo. Allora, Masked Manticore. Lo scopo adesso è prendere le persone che sono qua. Guglielmo Tell e Levi Mutoid. Andiamo qua. Spostati di qua. Scava. Research complete. Bene, possiamo fare l'armadillo per quello che vale. Lance Technician Weapons è un po' meglio. Construction complete. Oh, abbiamo iniziato a costruire i primi Mr. Repeller. Che cos'è questo? Protein Mutant Field. È molto interessante. Allora.
non Delta, ma The Gift. Research complete. Molto molto bene. Non range un po' ridicolo. Rattlesnake però potrebbe tornare in vita. Mi serve il gas, più è possibile. Tanto con piercing 15. Però questo costa un action point. Degli armadillo, ma non ci servono. Ci serve gas. Ci vuoi inizio a scarseggiare, eh? Se alfa è meglio che si muove qua. Va bene. Secure il Sinedrio Ritual Search Lab. Ma il Sinedrio... Non voglio inimicarmi il Sinedrio. Pistola, il Devastator, un Redemptor, un'altra pistola potrebbe tornarmi utile, anche il Redemptor forse. Un'altra pistola. Masked Manticore deve mettersi in moto. Deve andare di là. Perfetto. Resti questo, ma non è che sia il massimo. Tutti sulla maschera del mantico. Bene. Abbiamo un bel team. In cui manca solo un Terminator. Essere il nostro Ocromot nel futuro Terminator. È l'unico.
forse lei ha un po' di troppo. Voi avete un Terminator? Sì. Ora facciamo che voi date voi qua. The gift pure va qua. Un ricalco mine will be attacked by Pandorans. Non c'è tempo, dobbiamo andare a difendere. Possiamo anche fare un guardiano, però non spreco di risorse. Intanto andiamo a vedere dove arrivano qua. Magari se abbiamo fortuna andiamo e troviamo una cittadella. Delta, ok. Ah, possiamo già creare un nuovo uccile. Un nuovo Destiny potrebbe servire. Destiny lo possiamo più. Va bene. Research complete. Va bene, danno 120, shred 5. Shock 140. Abbiamo uno schioppo un po' più potente. Ora di ricerca non abbiamo molto di interessante. Il food harvesting technology. Ah, intanto prendiamo un po' di iniziativa. Personale alla base. Tempo di cacciare fuori qualcuno. Giulio Murphy può essere uno di quelli che viene cacciato qua adesso. Anche se queste gambe non mi piacciono, piuttosto queste. Almeno non è la penalità sulla velocità, tanto la precisione non è che ti interessi più di tanto. Purtroppo hai solo quest'arma abbastanza ridicola. Ragmara Arbasi. Ci serve material per il Vengeance Torso. Abbiamo anche una Shargun. Velocità. Mara, tu puoi essere una prossima. Abbiamo anche il Destiny. Quindi abbiamo Dagmara, Giulio Murphy, abbiamo Cecchini, Günther Kennedy. Pomparsi un po'. Anche tu, Elliot Gama, devi pomparti un po'.
e restituisco quello che ti ho tolto. E me li porto. Tu sei il prossimo candidato. Questi due sono interessanti insieme, però. Devi fare un po' di, un bel po' di missioni per ora. Un berserker mutoid. Sì, possiamo fare in Steel Frenzy. Intanto. Dai, va bene. Tu diventerai il priest della situazione. Nuovi pantaloni. E questo che dà più velocità. Bisogna di armi da vicino. Di una bella pistola. Non c'è più la Tormentor. Per chi l'ho data, vabbè. Di un'arma paralizzante, via. Allora, cosa ti posso dare? Velocità. Abilità dash sicuro. Dash o brawler? Dash. L'importante è prendere il punto giusto. Mi è calato quello che ho appena messo, ma fa niente. Squatters evade. Per indurre il panico qualcuno. Certo, non fare con la pistola, non ha molto senso. Questo potrebbe aver senso nel frattempo che sparo con un passo. Sicuro ignore pain. Can panic or be mind controlled? Sempre questa indecisione quando fai queste cose. Danno meglio se lo subisca. We came and durra il panico. Induciamo. Non è che ti serve più di tanto questo. No, perché soltanto i nemici saranno vicini. Mezzo priest diventa.
un po' di scouting. Penserà qualche cecchino a farlo. L'importante è che non me lo mai controlli. Allora, tu hai questo, quindi Penchemillion, sicuro. Vogliamo darci la possibilità di ricaricarci? Sì. Con Fireworm, sempre comodi. E qui possiamo fare sal balzellon balzelloni, ci serve. Forse è più comodo andare su, evitare che qualcuno si sgami. Ok, tu sei un altro che sale. Containment non c'è più nessuno, eh? Posso fare Harvest, tanto che cazzo me ne frega. Quindi abbiamo tre che salgono. Un berserker, due berserker e un assalto. Un cecchino mi serve. Tra l'altro l'assalto farà da priest. Un cecchino e però beh, andiamo magari di un veicolo. Research complete. Bene. Are you aware of the legend of Fort Bacon? It's a tall tale, a myth of the post-apocalypse that circulates among our soldiers. It tells of a haven where people have found a way to safely eat the Pandorans, which, if reports are to be believed, a logical argument, at least on the surface. But I remember how many irrational. Non sono contenti che facciamo questo, vabbè, pazienza. Allora, più che le armi che le abbiamo, è il personale che abbiamo qua, manca esperienza. Un cecchino. Ok, voi siete qua e proteggete quello. Benissimo, salva. In teoria qua ci sarà da battagliare parecchio. Ci saranno una marea di materiali. A casa la sfida. Non lo so, forse è meglio fare così. Bene. Cos'è quello che paralizza?
puoi fare così, così puoi diventare un mezzo cecchino. Molto molto bene. Ok. Magari due. Vale la pena. Siamo proprio al limite con la forza. Baby face ha bisogno di pantaloni migliori di questi. Certo, posso anche dargli questo che gli dà, con cui può andare con le PDW. Dato che stiamo saltando fuori ultimamente. Lupin quarto. Lupin quarto ha i missili. E questo. Potrei darti questo, è bombardia. Devo guadagnare un po' di esperienza. Vida mi serve per paralizzare. Gallo Cedrone dovrebbe essere in panchina a sto turno. No, c'è anche Gallo Cedrone. Va bene. Forse più che lo schioppo così, conviene andare di questo. O di questo. Però tu non lo useresti mai. Gennarino è in panchina a sto giro, eh? Anche di Fesca in panchina. Si sa mai, magari ce ne portiamo a casa qualcuno. No, posso darti questo. Cos'è il mio Visor? Corconai. Dov'è il mio? Ah no, tra quelli che devo dare. Tu sei in panchina. Bisogna di material per fare un altro. Dopo se ne andate anche questo. Questa è la pizza, forse. Non so cosa è il migliore dei due, sinceramente. Se la giocano. Forse tu invece che un martellone. Dai, andiamo, basta, andiamo. E adesso grazie alla sfida dovremmo portarci a casa qualche cosa. Vediamo qualcuno. Oh, questa mappa la conosco, quindi sono tutti dall'altra parte, eh? Vai sul tetto. Andremo di Boom Blast. Abbiamo visto già un S di Mirvidon con la quale potremmo collaudare. Questo. E gli altri due non li ho visti. Dove sono? Non c'è più.
Oh, sono là di dietro. Mamma mia. Already there. Here comes the feet. Eccoli là. Questo cos'è? Maniac. E la Slavius. Ah, bene. Come al solito. Proviamo già a portarci a casa qualcuno, eh? Io non so perché non ti ho ancora dato le armi paralizzanti. Comunque. Butcher. Questo. Non mi ricordo più se ti paralizzava. Oh, oh, questo no. Vabbè. Tanto, dashing. Vediamo cosa riusciamo a paralizzare. Oh. Penso che servirà un po' di rapid clearance. Gallo, procedi con questo forse. 109. Allora. 200. 180, quindi io ti direi... Questo qua ce lo portiamo a casa. 24. Paralizza. Bene, gallo. Lui. Beh, ci siamo già portati a casa due. Poi gli daremo un altro effetto paralizzante dopo, eh? Su 900 tornassi di mirmi dono che farà dei danni. Tu tra l'altro non puoi stare a sparare a qualcuno, no, eh? Guarda che tu dovresti martellare qualcuno o picconare. 300, 40, lascia il mirmi. Oltre alla Schlepius. Tu cos'hai? Tyrant, sei. Ah, giusto, se io cerco... Non gli faccio neanche il soldetto. Ma neanche pagare. Quello che gli faccio più danni probabilmente è alla gamba qua. Se lo prendo bene. Ah, lui può passare dal portone qua. Sfonda il primo portone. Si è riuscito a non prenderlo. Vabbè, fa niente. Berserker sono tutti in un altro. Va bene. Devo ammazzarmi quelli paralizzati, se no mi incazzo come una bestia.
E al primo candidato a essere paralizzato? Sì. Vabbè, portiamo fuori quel point. Quella era una struttura da proteggere. Ai, non siamo messi benissimo. Quello piccone, quello lì, quanto gli porti via? Niente. Tu gli spari nel torso, due colpi nel torso e lo rendiamo innocuo. Benissimo. Dai qua, nel prossimo turno iniziamo a sfruttare le abilità da cecchino. Ti puoi marcare per la... Sì. Diamogli un po' più di danni, no? Puoi prenderlo in testa. Vai! Molto bene! E ciao ciao abilità chiamare rinforzi. Ah, non lo posso usare ancora questo turno. Maledetto. Check this out. Doing it. Vai. Ah, potevo sparare qua sotto, vabbè. Devo sparare lì sotto. Tu intanto puoi iniziare a muoverti di qua. Iniziamo a insidiare quel maledetto Asclepius, eh? Questor Pandoran Armor, Cure Spray, Leap. Nulla di... eccessivamente preoccupante. Intanto causiamogli ancora sanguinamento. Molto molto bene. A sfida. Guarda che bello. Abbiamo già paralizzati due. E non ho capito qual è il secondo. Ah, era questo qua. Abbiamo due gambe tolte. Dai che ci siamo. Allora, io
21 su 20. I'll be right there. Bene. Viviamo questo, va. Gotta keep going. Questo tiene indietro. Let's show them what we can do. Bene, bravissimo, però noi dobbiamo andare a martellare quello là e non ce la facciamo. Vai a chiamare il tuo amico, va. Un po' più vicino. Gallo cedrone. Dashing, tu non riesci più a usare l'abilità per Rapid Clearance, intendo. Arma laser, arriva. Non è messo bene. Vediamo se riusciamo a finire la missione in 10 minuti. Sparato, ma va bene. Non l'ho distrutto. Voi farete una brutta fine. Anche tu farai una brutta fine. Direi che ti piazzi di qua. Andiamo a ringraziare. Mm.
direttamente nello scudo. What's our move? Gallo. È l'ora di brillare di nuovo. Fammeli fuori. Tutti tranne l'asse di Mirmidon. Grazie. Quello è troppo lontano. Tra l'altro tu hai 190. In questo oltre mezzo paralizzarti. Se ci arrivo. Acido. Sì. Ready. Questo è il Mirmidone che è impanicato. Ci arriva? Era un pelo no. Questo ci arrivi. Check this out. No. Questo sì. Questo è più efficiente dal punto di vista economico. Vai. Vaporizzato. Gallo, poi far fuori a Mirmidon. A debita distanza. Il diamine corre. Prossimo turno morto. Vai! 160 acido. Benissimo. Siamo portati a casa un bel po' di gentaglia, un bel po' di material, è andato bene, anche un po' di cibo. Non abbiamo capito da dove sono arrivati. Intanto poi ci pensiamo in un'altra maniera. Quindi questo vuol dire che devo attivare questa. E c'è un'altra base che non vediamo. Sarà questa. Questa base? Cos'altro altro? Ah, lo scasso. No, bisogna farlo parlo. Va bene. Ah.
Bene, The Gift inizia a caricare. Marfi, Herbie, Berserker, come si chiama? Gamma però bisogna ancora un po' di... Cambi. Attiva la base. Zinfo. Non male, non male. Quello che mi serve adesso è una Maria Scan. Ancora 50. Personale, The Gift, mi tira giù. Possono andare in giro a fare quelle missioncine, cavolo, tipo andare a prendere cristalli o commerciare. Research complete. Bene, possiamo fare il supercannone adesso. Ottimo. Trade. Distraendo niente. Bene ragazzi, la prossima missione iniziamo con lo ricalco un mine sotto attacco. Right. Ciao belli, ci vediamo la prossima volta.